Riprendiamo allora il tema di ieri. Vi ricordate, ci siamo lasciati osservando il comportamento dell'algoritmo di Dijkstra per il calcolo dei cammini minimi, di tutti i cammini minimi a partire da un determinato vertice sorgente, quindi il single source shortest path problem, che funziona in grafi in cui i pesi degli archi siano tutti positivi o al più nulli ma mai negativi. Questo sulla teoria. Nella pratica noi possiamo fare affidamento, come al solito, sulla nostra libreria JGraphT, la quale implementa, però contiene tre classi, di cui per ora ci interessa l'ultima di quelle elencate qua, che è una classe che si chiama Dijkstra Shortest Path. Ok? Quindi possiamo provare a calcolare i cammini minimi su un qualunque grafo, no, usando questo metodo, conoscendo il vertice di partenza e in qualche modo anche conoscendo il vertice d'arrivo. Allora, vediamo solo se la rete funziona, perché prima mi ha dato qualche problema. Ok, andiamo a vedere come funziona questa classe. Quindi la documentazione. Allora, abbiamo detto che si chiamava Dijkstra. Shortest path, eccola qua. È una classe nella quale vedete che il costruttore stesso, quindi quando creo la classe, devo passare il grafo, il vertice di partenza e il vertice d'arrivo. E quindi crea, nel momento in cui creo questa classe, viene eseguito l'algoritmo vero e proprio alla ricerca dei cammini. Il risultato, cioè poi i cammini calcolati, dove li trovo? Li posso trovare in questi metodi. Essenzialmente il primo è il metodo getPath, che nel momento in cui lo chiamo sull'istanza di Dijkstra Shortest Path Class che ho appena creato, mi restituisce il cammino appena trovato sotto forma di GraphPath. Adesso questa è una struttura dati di JGraphT che andiamo a vedere. Oppure mi può restituire una lista che è composta dagli archi che compongono il cammino. Perché archi e non vertici? Perché così nel caso generale funziona sempre anche nel caso di un multigrafo. No, se io ho l'elenco degli archi non è mai ambiguo un cammino. Se avessi l'elenco dei vertici e il grafo fosse un multigrafo, quindi non un grafo semplice, non sarebbe, diciamo così, ci sarebbe un'ambiguità nel caso di archi multipli tra una determinata coppia di vertici. Quindi la libreria, per funzionare sempre, mi restituisce una lista di archi. È chiaro che dalla lista degli archi io riesco a ricostruire il cammino, anche i vertici, perché vorrà dire che sicuramente il primo vertice è il vertice di partenza, V, start vertex. Dopodiché quel primo arco della lista avrà due estremi, di cui uno è il mio start vertex e un altro è qualcos'altro. Allora vado a cercare quale dei due non sia lo start vertex, quindi capisco in che verso attraversare l'arco e mi trovo il secondo vertice. Poi faccio la stessa cosa sul secondo arco, mi trovo il terzo vertice. C'è un pochino di lavoro, così, banalotto da fare a livello di codice, però riesco da un elenco di archi, no, a trovare quali siano i vertici. Mentre questa struttura GraphPath, che cos'è? È una struttura dati che usa JGraphT per rappresentare i cammini, no? Per rappresentare in generale un cammino, e in particolare nel nostro caso sarà il cammino minimo. Un cammino è definito in termini di archi e non di vertici, in modo da essenzialmente supportare multigrafi. Allora, cos'è un GraphPath? Un GraphPath contiene al suo interno la lista di archi, il vertice di partenza e il vertice d'arrivo, e un peso.
Quindi di fatto è una struttura dati che raccoglie al suo interno, no, anche l'informazione sul vertice di partenza e di arrivo del cammino, quindi attraverso questa riesco ad esplorarlo. Ma di fatto non è, nulla, non è molto di più rispetto all'edge list che già avevo. Ma andandosi a leggere la documentazione, bisogna sempre farlo, a un certo punto ci dice, guarda che sì, ti do l'elenco degli archi, però sappi che c'è un metodo che si chiama graph.getPartVertexList, a cui se gli passo un path, un edge path, quindi con gli archi, mi dà già l'elenco dei vertici. Quindi il lavoro che ho accennato prima a voce, cioè prendo il primo vertice, prendo il primo arco, vado a vedere chi c'è all'altro estremo del primo arco, mi dà il secondo vertice e così via, sì, è necessario, ma in realtà è già stato implementato in questo metodo statico getPartVertexList, che mi restituisce una lista di vertici, che di solito è quello che mi interessa di più, perché se voglio anche solo visualizzarli, stamparli. Quindi torniamo indietro. Io ho il mio calcolo dei cammini minimi. I cammini minimi mi restituiscono un graph path, che in realtà internamente è una lista di archi, ma grazie a quel metodo di utilità della classe, metodo statico della classe graphs, è facile dall'elenco di archi estrarre un elenco, una lista di vertici, che è quello che ci può servire. Okay? Allora proviamo a vederlo all'opera, no? Con un esempio. Che esempio facciamo? Beh, io ho giocato un po' per lavorare su questo esempio qui, del dizionario, che era quello dello scorso laboratorio, così ne approfittiamo anche per giocare un pochino su questo esempio. Vi ricorderete che era quello nel quale si dovevano selezionare tutte le parole di una determinata lunghezza dal dizionario e poi trovare, questo era un grafo, no? Che legasse tra di loro con un grafo semplice, non orientato, non pesato, le coppie di parole che ovviamente per costruzione avevano la stessa lunghezza e che differivano esattamente in una posizione. Quindi usiamo questo esercizio oggi per due cose: prima per vedere l'algoritmo di visita e poi nel pomeriggio invece parleremo di nella seconda ora parleremo di ottimizzazione dell'accesso al database, no? Perché questo è un primo caso in cui effettivamente se vogliamo il database rischiamo di martellarlo abbastanza in modo pesante. Chi ci ha provato, no? Se n'è accorto. Ok, allora io parto, non parto da zero, parto già dall'esercizio risolto. L'ho risolto nel modo più semplice, cioè lavorando direttamente in Java. Però a volo d'uccello vi racconto come è organizzato. Allora, ovviamente io ho un'applicazione di questo genere in cui devo scegliere il numero di lettere e dopo che ho scelto il numero di lettere genero il grafo e allora lì posso fare le ricerche che erano previste per il laboratorio, no? Questa era la parte che era prevista per il laboratorio della settimana scorsa. Quindi ad esempio se io indico 4 lettere, clicco su genera grafo, lui mi dice guarda, ho caricato 3552 parole e ho caricato il grafo. Cosa ho fatto? Beh, ovviamente nel controller ho un metodo genera grafo che non fa altro che prende qual è il numerino, il 4 che ho inserito, e delega al modello due lavori: carica parole e build graph. Scusate, ho usato un po' di italiano, un po' di inglese, ho mescolato. Carica parole non fa altro che interrogare il database attraverso il DAO, quindi sono nel modello, metodo carica parole, e chiama il DAO con un metodo ricerca per lunghezza, a cui passo al DAO la lunghezza che voglio e lui mi restituisce la lista di parole che mi serve. Questa lista di parole la memorizzo, questo dict, dizionario, diciamo così, ridotto, all'interno del modello.
modello si memorizza il dizionario e ovviamente si memorizza anche per sua comodità la lunghezza con la quale ha fatto la ricerca. Questo entrò dentro il DAO, metodo search by length non è altro che dammi tutte le parole la cui lunghezza sia il parametro che ti ho specificato. Quindi faccio una query sola per avere tutte le parole della lunghezza desiderata, solo quelle, non mi interessano le altre. Ok? Ovviamente questo parametro è impostato qua. E fino a qui, cioè nulla di speciale. Torno indietro nel modello, torno indietro nel controller, ho fatto carica parole. Ho detto al modello carica delle parole di questa lunghezza. E poi chiamo il metodo generagrafo. Il metodo generagrafo è di una stupidità estrema, perché avendo l'elenco delle parole, io che cosa faccio? Vabbè, creo un grafo nuovo, di tipo simple graph, quindi un grafo non diretto, non orientato, non pesato, semplice, non multiplo, i cui archi siano un oggetto parola. Io qua ho applicato le regole che abbiamo visto insieme. Se il database è una classe che si chiama parola con due campi id e nome, e allora a livello di programma non lavorerò direttamente con stringhe, lavorerò con oggetti parola che all'interno hanno un campo id e un campo nome. E quindi il nodo del grafo è direttamente l'oggetto parola, non è solamente una stringa. Dopodiché i vertici del grafo sono semplicemente tutte le parole, tutti gli oggetti parola che sono nel mio dizionario, cioè quelli che ho appena letto, quelli che hanno la lunghezza desiderata. Quindi ho fatto la query che mi desse esattamente gli oggetti vertici che mi servivano. E quindi anziché aggiungere uno per uno, c'è il metodo aggiungi tutti i vertici che ti permette di prendere una collection e aggiungere i vertici. E poi la cosa più stupida che mi viene in mente è prendo ogni possibile coppia di parole, quindi nel caso di parole di quattro lettere che sono 3300 e 3000 per 3000 fa 9-10 milioni, no? Quindi avrò una decina di milioni di coppie di parole e per ciascuna di queste mi chiedo, ma per caso queste due parole differiscono per una lettera sola? Allora io non ho bisogno del database per rispondere a questo. Cioè mi danno due parole, io sono capace guardando le stringhe a dire se differiscono di una lettera, se differiscono di due, se sono identiche o altro. Quindi per ogni possibile coppia di parole, e queste sono tante, no? Se sono simili tra di loro, simili appunto significa che differiscono di una lettera sola, allora aggiungi un arco tra la parola 1 e la parola 2. Quindi ragiono su un ipotetico grafo completo, come se ci fossero tutti gli archi, e per ogni possibile arco del grafo completo mi chiedo, ma quest'arco qua c'è effettivamente o no? Qual è la condizione che mi dice se c'è? Questa condizione, se sono simili. E in questo caso, questa condizione, semplicemente io vado a prendere le due stringhe, stringa 1, stringa 2, corrispondenti alle due parole, vabbè, faccio un controllo in più che siano della stessa lunghezza, ma non dovrebbe... non dovrebbe capitare questo, un controllo in più, e poi banalmente carattere per carattere conto il numero di differenze, cioè vado a vedere la posizione 0 della prima stringa è diversa dalla posizione 0 della seconda stringa, se sì incremento, è una differenza, la posizione 1, posizione 2, posizione 3, e alla fine questo diffs mi dice in quante posizioni le due stringhe sono diverse. Allora io sono contento solamente se il numero di posizioni in cui le stringhe sono diverse è esattamente pari a 1. Allora vuol dire che differiscono in un carattere solo. Potrebbe essere 0 nel caso in cui ti passo due volte la stessa parola, potrebbe essere maggiore di 1 in caso in cui siano, abbia una differenza maggiore. Fine. Quindi io il database lo uso una volta sola, faccio solo una query, mi dà le parole, poi il resto del lavoro lo faccio analizzando le parole. Questo era il modo più semplice di risolvere il punto 1 dell'esercizio, cioè fallo lavorando sulla collection che hai appena letto. E quindi grazie a questo
Io ho costruito il grafo e poi posso vedere, ad esempio, quali sono le parole adiacenti a una parola data. Prendiamo una parola di 4 lettere, alto. Trova i vicini, in questo caso ha trovato 18 parole. Quindi noi abbiamo un grafo di 3352 nodi, o vertici. Uno di questi vertici è il vertice alto, e questo vertice è un grado pari a 18, cioè intorno ad alto sono collegate 18 parole diverse, che ovviamente ulto non ci avrei scommesso, ma c'è. Sappiamo tutti cosa significa. Come faccio a trovare vicini? Semplicemente, dato un vertice, trovo l'elenco degli adiacenti. Anche lì, andandosi a leggere un po' di JGraphT, lo faccio in una riga di codice. Allora, sono di nuovo nel controller, ho un do trova vicini, che è il gestore del bottone, no? Trova i vertici vicini, a parte il estraggo la string, controllo la lunghezza, eccetera, ma tutto il lavoro lo fa questa linea qua, model.getVicini. Al modello passo la stringa che l'utente ha inserito, e questo metodo mi restituisce già la lista di oggetti parola che poi provvedo a stampare. Quindi, come sempre, nel controller c'è una riga in cui chiedo al modello di fare il lavoro e un po' di righe prima per preparare i parametri e un po' di righe dopo per visualizzare i risultati. Questa è la banalità della vita di un controller. GetVicini cosa fa? Anche qua è una riga. Graph.NeighborListOf. Anche qua dentro graph ci sono tutti i metodi, quelli veramente utili. Dato un vertice chiamato P, in questo grafo mi dà la lista degli altri vertici a lui adiacenti, neighbor, quindi gli adiacenti nei due versi. Questo è un grafo non orientato, quindi non mi interessano quelli successori o predecessori, ma in generale i vicini. Ho detto una riga, in realtà non sono una riga ma sono due righe, perché ciò che mi arriva come parametro è una stringa, ciò che invece devo passare come vertice è un oggetto di tipo parola, e quindi devo riuscire a trovare qual è l'oggetto parola che ha quel nome come stringa. Quindi mi sono fatto un find parola stupido che va a cercare nel dizionario, data una stringa, qual è la parola. Nel modo più stupido, ho un elenco, una lista, la scorro. No? È inefficiente sta roba, ovviamente, no? A vagonate è inefficiente, però ricordiamoci quante volte viene fatta questa operazione. Ogni volta che l'utente clicca sul bottone trova i vicini, una volta sola sulla parola inserita dall'utente. Quindi, anche fosse molto inefficiente, viene chiamata una volta sola ogni, che ne so, 10 secondi, ogni una volta al minuto, giù di lì, perché solamente quando l'utente inserisce una parola nuova e clicca. Quindi, per inefficiente che possa essere, sarò sicuramente più veloce che non il tempo che ci mette l'utente a cliccare il bottone. Quindi non è qua che mi sento di voler ottimizzare, viene eseguito una volta sola. Ci sono altre parti di questo codice che invece vengono eseguite molte più volte, quindi ha più senso ottimizzarle. Ok, quindi questa è la parte, i vicini diretti. Poi, essenzialmente, l'esercizio ci chiedeva anche di trovare tutti quelli che erano, tutte le parole raggiungibili attraverso una serie di cambiamenti successivi da questa parola. E questo è un po' più lungo, nel senso che se faccio trova tutti, in questo caso me ne trova, no, questo non è 18 di prima, me ne trova 3235. Quindi, facendo sostituzioni ripetute di una lettera sola per volta e di parole che sono comunque sempre nel dizionario, ne trovo 3235, che non è il numero totale di parole, che era 3352, e questo mi dice che il grafo delle parole di 4 lettere non è connesso, perché partendo da un vertice e cercando tutti i vertici raggiungibili da questo, non trovo tutti i vertici. Ce n'è un centinaio che non è raggiungibile.
non so quale sia. Sicuramente c'è un'altra componente connessa con meno di 100 parole, che poi non so se sia un'altra componente connessa o se siano tanti nodi isolati o tante componentine connesse piccole. Di sicuro ce n'è una grande, ho fatto un po' di prove e non sono mai riuscito a trovare una parola che non fosse in questa, no? Però magari un po' di più di pazienza, oppure andando a cercare, scrivendo tre righe di codice, che vado a cercare un nodo che non sia di questi, si trova. Vabbè, e queste sono tutte le... Qui abbiamo fatto una visita, e quindi non ci dice quali sono i cammini per raggiungere olio partendo da alto. Ci dice che in un certo modo olio sarà raggiungibile partendo da alto, così come Mali sarà raggiungibile partendo da alto e così via. Come faccio a livello di codice a generare, a ottenere questo? Vabbè, il controllore è identico, nel senso che fa la stessa cosa, chiamo semplicemente un metodo getTutti anziché getVicini nel modello. E questo metodo getTutti, anziché semplicemente, dato un vertice, trovare gli adiacenti, fa una visita. Quindi io qua ho definito un iteratore per la visita in ampiezza, come abbiamo visto già la settimana scorsa, BFS, Breadth First Search. Quindi ho creato un nuovo iteratore per la visita in ampiezza e poi ho fatto scorrere l'iteratore col classico costrutto, finché ci sono altri elementi, while as next, dammi il prossimo, e ogni volta che chiamo il metodo next mi viene restituito un vertice nuovo di quelli che l'iteratore sta visitando, e questi vertici, man mano che vengono restituiti, vengono aggiunti a questa collection, che poi è il risultato del metodo. Ok, quindi il metodo breadth first iterator, ma anche quello in profondità, depth first iterator, non hanno un metodo per dirmi dammi un elenco. Loro nascono come iteratori, quindi l'iteratore lo inizializzi quando lo crei dicendogli qual è il vertice di partenza. Qui, quando creo l'iteratore, gli do qual è il grafo su cui devi iterare e qual è il vertice di partenza da cui devi partire. Se non gli do il vertice di partenza, lui si sceglie il primo vertice inserito, però non è di solito quello che voglio. Gli do il vertice di partenza e poi ogni volta che gli chiamo next, lui mi restituisce il prossimo nodo. Non ha nessun metodo per darmi tutti, quindi sono io che a mano devo estrarli uno alla volta e aggiungerli in una mia collection. Non mi viene l'ernia ovviamente per farlo, ma non andiamo a cercare metodi che non ci sono. A prima vista, se uno guarda i metodi definiti in questi iteratori, dice ma non c'è niente, perché in realtà il loro lavoro lo fanno ereditando i metodi da iteratore, quindi è su quelli che effettivamente lavorano. E questo è, in questo caso sono tutti, è una lista, un array list, quindi li aggiungo in ordine. In qualche modo dovrei forse riuscire a riconoscere che questa è una visita in ampiezza. Come la riconosco il fatto che sia una visita in ampiezza? Ma che i primi 18, qui era alto, beh, ovviamente il primo elemento è lui stesso. Poi i successivi dovrebbero essere quelli che differiscono di una lettera sola, fino a ulto, il nostro famoso ulto che abbiamo già visto prima. Quindi questo è il primo livello della visita in ampiezza. Poi quelli che seguono sono il secondo livello della visita in ampiezza, sono quelli che differiscono di una lettera da quelli del primo livello. Quindi Alba non differisce di una posizione da alto, ma di due. Perché bisogna prima passare da alta, magari, cambiando la O in A, e poi da alta posso passare ad Alba, cambiando la T in B. Adesso non so se sia questo il percorso che lui ha fatto, magari ce ne sono altri. Ma servono almeno due passaggi. Quindi tutto ciò che è da qui in avanti sono parole che sono adiacenti alle parole del primo livello
ma non direttamente adiacenti alla parola di partenza. E qui non so quante ne ho, a un certo punto finiranno le parole a distanza 2, ci saranno le parole a distanza 3. Sicuramente alfe, no, questo è ancora a distanza 2. Direi che irto, i, no, ne cambia solo 2, a un certo punto ci saranno ambe. Ambe cambia 3 lettere, perché la A è uguale, la M, la B e la E sono diverse. Però, attenzione, non basta che ci siano 3 lettere diverse, non è quello che sto chiedendo. Sto chiedendo che, cambiando una lettera per volta, alla fine ne abbia cambiate 3, ma i passaggi intermedi, quando ho cambiato la prima, quando ho cambiato la seconda, generavano comunque sempre parole di senso compiuto, presenti nel dizionario. Ok? Quindi avere un grafo che dice le parole sono adiacenti se differisce una lettera e trovo una parola a distanza 3, non vuol dire che quella parola differisce di 3 lettere. O non è equivalente a dire che quella parola differisce di 3 lettere. È solo un sottoinsieme particolare. Perché magari ci sono delle combinazioni in cui cambio le 3 lettere e mi trovo una, se potessi cambiare tutte e 3 insieme arriverei a una parola diversa, ma se le cambiassi una per volta non trovo un passaggio. Ok, questo è per quanto riguarda la visita, quindi queste sono le due cosette che vi chiedeva il laboratorio. Adesso che conosciamo anche i cammini, possiamo provare a fare un passettino in più e a dire, ma magari non ti do solo una parola, ti do due parole e tu mi fai vedere qual è il percorso più breve per arrivare dalla prima alla seconda parola. Ok? Lo possiamo fare usando il nostro algoritmo di Dijkstra, ad esempio. Allora, vediamo come lavora l'algoritmo di Dijkstra in termini di documentazione e poi andiamo a modificare il programma per poterlo supportare. Allora, dicevamo, dovrebbe essere relativamente semplice, gli passo due vertici e quindi devo aver chiesto all'utente di inserire due vertici e lui mi dà il cammino. Devo solo capire se c'è scritto da qualche parte cosa capita se per caso i due vertici non sono connessi. Eccola qua, la rappresentazione del cammino o null se non esiste nessun cammino, perché abbiamo visto che il grafo non è connesso, quindi è possibile fornire due vertici validi, esistenti, ma non collegati tra di loro. Allora in questo caso mi chiedevo cosa restituisce il metodo, restituisce un null, non un'eccezione, non altre cose. Ok, allora, diamoci da fare. Noi dobbiamo innanzitutto aggiungere nell'interfaccia un'altra casellina in cui ci sia la parola di arrivo e un altro bottone, no, per cercare questa volta il cammino più breve. Ok? Vabbè, questo è facile. Prendiamo... avevo già aperto lo Scene Builder? No, l'ho chiuso. Aggiungiamo un'altra cosa ho fatto? Ho duplicato la cosa sbagliata, questo devo duplicare e poi lo porto su. No, questa, oh, facevo prima a farla da zero, ma parola da cercare in questo caso è parola di arrivo, questo
questa casella di testo la chiamo txt parola arrivo e poi semplicemente devo aggiungere un bottone che chiamerò prova cammino. Col suo gestore dell'evento button trova cammino, tu trova cammino. Okay? Quindi ho aggiunto di fatto una casella di testo e un bottone. Questo devo dirlo al controller, quindi devo andare ad aggiungere al controller il bottone button trova cammino, questa è la pena che dobbiamo passare se modifichiamo l'fxml dopo che abbiamo già lavorato col controller. Dopodiché abbiamo un do trova cammino da aggiungere, lo aggiungiamo qua in fondo. E poi c'è anche il testo parola 2, parola di arrivo, questo qua. Ok, quindi abbiamo riaggiornato il controller con i due nuovi elementi dell'fxml. Quindi a questo punto ci basiamo sul modello, allora ci sarà il nuovo metodo do trova cammino che dovrà prendere a questo punto due parole, quindi sia la parola di partenza S1 sia la parola txt parola di arrivo punto getText e poi chiedere al modello trovami un cammino tra queste due parole. Io avevo fatto un po' di controlli, un minimo controllo anche qua che diceva verifichiamo che visto che questo è un campo di testo libero inserito dall'utente, verifichiamo che la lunghezza di S1 sia uguale a quella la model.getLength, quindi la lunghezza delle parole che il modello sta gestendo, perché il modello ha caricato le parole da 4, se l'utente le inserisce da 5 non va bene, quindi se non va bene la parola 1 o se non va bene la parola 2 non proseguo, stampo un errore e mi fermo, altrimenti farò il lavoro, quindi sarà model, sarà, chiamerò un metodo model. Get cammino a cui passo le due parole. E poi tutto il lavoro ovviamente sarà lì dentro. Questo mi restituisce che cosa? Mi restituirà ad esempio un elenco, una lista di vertici da stampare. Quindi restituisce una lista di parola cammino uguale. Normalmente, non è una regola ferrea, ma normalmente dentro il controller non abbiamo strutture dati dei grafi. Non restituisco il getPath per cui il controller poi deve usare i metodi di jgraph-t. Semplicemente comunico tra controller e model con degli oggetti più semplici, quindi normali oggetti o collection. E poi, anche perché noi non il controller non è tenuto a sapere che il modello dentro lavora con i grafi. Potrebbe anche non... Noi avremmo potuto implementare, ad esempio, il primo bottone tranquillamente senza grafi. Beh, no, adesso ho chiuso l'interfaccia. Alcune funzioni, ad esempio quelle di trovo i vicini, non c'è mica bisogno di un grafo. Carico le parole e vado a controllare le stringhe. O semplicemente faccio una query sul database. No? Quindi i modi per implementarlo sono tanti, il controller non li deve sapere.
controller sa che il modello, a fronte di certe richieste, restituisce i dati che servono e poi basta. Allora, però questo model.getCammino lo dobbiamo implementare nel modello. È una cosa che riceve due stringhe e restituisce una lista di parole. Quindi questo metodo cosa fa? Trova il cammino minimo tra le due parole specificate usando l'algoritmo di, che credo che si scriva così o quasi, e ritorna l'elenco ordinato di vertici oppure null, 6 vertici, i vertici, se le parole non sono valide oppure se non esiste un cammino. Dico le parole non sono valide perché, visto che S1 e S2 sono delle stringhe, non sono ancora degli oggetti parola, può darsi che l'utente abbia scritto una stringa che non compare nel dizionario. Scrivo kkkk e non c'è. Quindi allora, cosa devo fare? Come prima cosa, visto che ricevo un parametro stringa, devo ottenere l'oggetto parola corrispondente, quindi la parola 1 la prendo dal mio metodo che avevo chiamato find parola da S1, e parola P2 lo prendo, chiedo a find parola di andare a cercare un dizionario, non fai, che cosa ho scritto? Find parola, analizzando la stringa 2, parola. Quindi ho due nodi del grafo. Se le parole che l'utente ha inserito sono effettivamente presenti nel dizionario, io qua le trovo. E quindi avrò, faccio questa verifica, che se per caso P1 è null, oppure P2 è null, allora ritorno anch'io null per dire, guarda, caro mio, non posso collegare dei vertici che non esistono. Se invece esistono, posso chiedermi se sono connesse. E se sono connesse, farmi trovare, calcolare il cammino minimo. E quindi creiamo una classe di tipo questa cosa qua, destra shortest path, a cui passiamo il grafo, i cui vertici sono parola e gli archi sono default edge. Chiamiamola Dijkstra, così ci abituiamo a scrivere giusto il nome, infatti mi manca una K. Uguale new, sta roba lì, e il costruttore vuole tre cose: il grafo, va bene, la mia variabile graph, che ho nel modello ovviamente, ho memorizzato nel modello, il vertice di partenza che è P1, il vertice di arrivo che è P2. A questo punto, da lui ha già calcolato il cammino, perché nel momento in cui costruisco il cammino è già stato calcolato, posso ottenerlo con getPath. Il getPath mi restituisce l'oggetto pathList, come si chiama? L'oggetto graphPath, che abbiamo visto che è quell'oggetto che contiene al suo interno l'elenco degli archi, ma noi sappiamo anche che c'è un metodo getPathVertexList che
riceve un oggetto di tipo path e mi restituisce una lista di vertici. E quindi è la lista di vertici che mi serve. GetPath mi restituisce l'oggetto path. L'oggetto path è scomodo perché dentro ha un elenco di archi, ma questo metodo di utilità getPathVertexList fa lui il lavoro per convertire l'elenco di archi in un elenco di vertici. Visto che il nostro grafo è semplice, ci basta quello e c'è anche più semplice stampare quello. E se è vero, io devo solo verificare una cosa, che getPathVertexList non si arrabbi se gli passo un null. Non lo dice, benissimo. No, perché c'è un rischio, quello in cui il getPath ristorni null. Cioè, ho detto la documentazione che se i due vertici non sono connessi, non sono raggiungibili, il cammino è nullo. Io poi sto passando questo null alla getPath vertex list. Non so, nella documentazione non c'è scritto, bisogna vedere come si comporta. Se quando riceve getPath vertex list, quando riceve un null, restituisce null, mi va bene. Se quando ricevo un null genera un'eccezione, devo controllare prima. Non ce lo dice, così impariamo a nostre spese cosa vuol dire implementare documentando male. Perché poi quando uno usa quelle cose dice, beh, nel dubbio non mi assumo rischi. Quindi dico graphpath. Parola default edge path uguale Dijkstra punto get path e poi controllo if path uguale null ritorna null. E quindi solo se è diverso da null lo passo a questo metodo. Magari tutto questo giro non serve a niente perché ci pensava già quel metodo a gestire correttamente il null, ma non lo so, nella documentazione non c'è scritto, andarmi a leggere sorgente non ho voglia, e quindi non mi assumo rischi. Allora, se è così dovrebbe funzionare, nel senso che abbiamo questo cammino e non ci rimane che stamparlo. Una cosa di questo genere. Stampiamo da S1 a S2, abbiamo qualcosa che abbia senso. Stampiamo il cammino solo di mettere in bella il risultato. Quindi vediamo un po' se funziona, noi ci speriamo, ma ho modificato l'fxml, quindi ricordiamoci di riaprirlo almeno una volta così Eclipse lo aggiorna. Ok, allora numero di lettere sempre 4. Genera grafo e poi sono scemo perché non ho abilitato questo bottone. Scusate, rifo. Nel do genera grafo, visto che i bottoni li avevo fatti nascere disabilitati, li abilito solo dopo che il grafo è stato caricato, il bottone che ho aggiunto trova cammino, set disable, false.
Ok. Casa, toro. Casa, caso, taso, taro, oh, queste sono parole che sono in dizionario, quindi, e toro. Se facessi da nano a urca, ci sono 7 passi. Anche se le parole sono solo di 4 lettere, però avendo parole un po' strane non riesco a passare in 4 passi dall'una all'altra. Quello che si chiama il diametro di questo grafo è maggiore di 4. Il diametro è la maggior distanza che posso trovare tra una qualunque coppia di vertici. In questo caso, per andare da nano a urca, ho dovuto fare 7 passaggi. Sono collegati attraverso alcune parole anche discutibili, tipo Brno, che è il nome di una città, però non sapevo che fosse in questo dizionario, per carità. Noi lo prendiamo come oro colato questo file di dizionario, no? Trovato su internet, quindi. Quindi ogni volta che facciamo questo trova, noi stiamo creando un nuovo oggetto Dijkstra, il quale mi ci dà un cammino solo. Okay? E così via. Certo che le cose diventano più interessanti se abbiamo parole più lunghe, non so, prendiamo parole da 6. Ci mette già un pochino di più a generare il grafo. Quindi anziché 3.000 parole adesso ne abbiamo 18.000. Ci ha messo un pochino di più perché se non altro ho dovuto calcolare 18.000 per 18.000 archi, che siamo intorno ai 18 per 18, 20 per 20, sono 400 milioni di combinazioni. Quindi. E qui, non so, una parola di, ho detto 6 lettere, sesamo, come apriti sesamo? Vediamo rotolo. Questo era facile, dai. Avete presente quei giochi di enigmistica tipo il bersaglio della settimana enigmistica, no? Dove hai una serie di parole e da una all'altra devi applicare una regoletta, che è o cambio una lettera, o ne devo aggiungere una, ne tolgo una, o l'anagramma. Allora basta, nella fase di costruzione del grafo, aggiungere queste regole e questo programma ci risolve quel giochino. Quasi, nel senso che il giochino enigmistico in realtà puoi passare da una parola all'altra anche per analogia, sinonimi o parole collegate in frasi celebri, eccetera, quindi qua non lo sappiamo fare, non sappiamo automatizzare quella parte. Ma la parte puramente sintattica, qua ce l'abbiamo. Qui l'abbiamo fatto semplice con parole di lunghezza costante. In quel caso nel giochino del bersaglio le parole possono anche essere di lunghezza variabile, perché posso aggiungere o togliere una lettera per volta, ma sempre rimanendo all'interno di parole in senso compiuto. Quindi questo, dato per dire che una volta capito cosa voglio fare, e una volta capito che mi serve fare di fatto un cammino minimo, a livello di programmazione, e sono due istruzioni. Okay. Questo per quanto riguarda uno dei due algoritmi, che è quello di Dijkstra, che ci risolve il problema dei cammini minimi a partire da un vertice definito. Anzi, in realtà questa classe Dijkstra è ancora più stupida, nel senso che noi sappiamo che l'algoritmo di Dijkstra dentro, per terminare, deve aver calcolato tutti i cammini da P1 a tutti gli altri vertici. Però poi si restituisce solamente un cammino, quello fino a P2 che gli avevo chiesto. Quindi se io avessi bisogno di calcolare i cammini da P1 a P2 e poi da P1 sempre lo stesso a P3 o P4 o P5, gli farei rifare il lavoro più volte. Solo perché lui non ha un metodo per dirmi adesso dammi l'altro cammino,
quello verso P2, verso P3, che tanto hai già calcolato. Quindi è implementato in modo, se vogliamo, lievemente miope questa classe. Ma proviamo a metterci nel caso in cui il grafo lo generiamo una volta e poi vogliamo interrogare molti cammini diversi. E quindi chiediamoci, torno indietro all'algoritmo che avevamo saltato prima, come può essere fatto un algoritmo che invece mi calcola tutti i cammini minimi, tutti insieme, in botto solo. Diamo un'occhiata a questo algoritmo di Floyd-Warshall, che non ci deve stupire, nel senso che comunque anche lui è basato sul rilassamento, non sul meccanismo che dicevamo ieri. Lo usa in un modo leggermente diverso per poter calcolare in un botto solo tutti i possibili cammini minimi. Quindi anche se vogliamo la sua struttura dati di supporto è un pochino più complicata. Quindi di fatto la sua struttura dati è basata non su... Ricordate, avevamo un vettorino che mi diceva qual era la distanza minima trovata finora e un altro vettore che mi diceva qual era il predecessore rispetto a un certo nodo. Ecco, questi due vettori diventano matrici. Perché non mi basta dire qual è la distanza minima del vertice 7 rispetto a quale nodo di partenza, e con l'algoritmo di Dijkstra il nodo di partenza era fisso, quindi era sottinteso. Poi invece ho una matrice che mi dice qual è la distanza minima vista finora, ipotizzando di partire dal nodo I e arrivare al nodo J. Quindi alla fine lui compila la matrice completa di tutte le possibili distanze minime tra qualunque I e qualunque J. E viceversa, ho una matrice che memorizza il predecessore. No, sapevamo che per arrivare al nodo 7 conviene passare come nodo precedente dal nodo 5. Sì, però se parto dal nodo 1, se parto dal nodo 4 magari non conviene passare dal nodo 5, conviene passare dal nodo 9. Perché magari il nodo, la sorgente precedente non stava sul cammino minimo. E quindi anche il vettore predecessore che usavamo nell'algoritmo precedente diventa in questo caso una matrice che mi dice qual è il nodo precedente rispetto a J, se J fosse il nodo di arrivo, qual è il nodo precedente rispetto a J partendo dalla sorgente S. Quindi semplicemente immaginatevi quei due vettori della volta scorsa replicati tante volte, no? Con tante colonne parallele, ogni colonna considera il caso di partire dal vertice 1, di partire dal vertice 2, di partire dal vertice 3 e così via. E poi come funziona? Beh, in modo non molto diverso. Ho una prima parte, fase di inizializzazione. Allora, inizializzazione è uguale, nel senso che tutte le distanze le metto infinito, perché non le so ancora, tranne le distanze di, ciascun vertice da se stesso. Anche Dijkstra faceva questa cosa, solo che era fisso al vertice di partenza. Quindi una matrice che è tutto infinito tranne 0 nelle diagonali, nella diagonale principale. E poi il predecessore non lo conosco, quindi qui metto un meno 1, metti un null, metti un qualcosa per dire non so. E poi al primo giro vado a vedere quali sono i primi vicini di ogni nodo, ma il primo passo è un rilassamento che avviene sempre, perché sto rilassando rispetto a infinito, quindi mi viene sempre. Quindi ogni volta che c'è un arco tra qualunque coppia U e V, vedete che io sto prendendo tutte le coppie, tutti i valori di U. Questo for each alla linea 6 è dentro il for each della linea 1, ma è già fuori da quello della linea 2. Ok? Guardate l'indentazione. Quindi vuol dire, lasciamo perdere, il 2 l'ho già fatto. Poi for each U, quindi per ogni vertice di partenza, vai a vedere tutti i suoi vicini, quindi il vicinato di U, e di che V è raggiungibile da U con il peso di questo singolo arco. Ok, quindi la matrice è piena di infiniti, però in realtà per ogni riga U
io vado a mettere nelle colonne V corrispondenti agli adiacenti, ai nodi adiacenti a V, il peso dell'arco. Perché comunque V lo so raggiungere con un passo solo attraversando quell'arco, partendo da U. E per ogni U lo devo fare in modo diverso. E così come mi scrivo che, pensando che U sia la sorgente, pensando di raggiungere V, ci posso arrivare prendendo come nodo precessore U stesso, cioè un cammino fatto di un passo solo. Questa è l'inizializzazione. Non è detto che questo sarà il cammino minimo. Qui non siamo come l'algoritmo di Dijkstra, che una volta che prende un nodo, quello è definitivo. Non lo so. Ho messo un'ipotesi, è un cammino. Se sarà rilassato più avanti, quindi se sarà migliorato, lo scopriremo dopo. Quindi questo è, su un grafo di esempio, come salta fuori questa matrice dell'algoritmo di Floyd. Avevamo tutti infiniti, avevamo la diagonale a zero. Qual è il cammino più breve per partendo dal vertice, dalla sorgente 2 arrivando alla destinazione 2? E beh, è nullo. E poi ho questi numerini che corrispondono alla relazione di adiacenza. 0 ha come successori 1 e 4. 1 con peso 2, 4 con peso 4. Allora vediamo che nella riga corrispondente alla sorgente 0 metto in corrispondenza del vertice destinazione 1 il peso 2 e in corrispondenza del vertice di destinazione 4, che sarebbe questo, il peso 4, che è il peso di questo arco. E così via. Il vertice 2 in uscita va verso 4 verso 5, e verso 3, quindi 2 in uscita va verso 4. Cosa ho letto? 2 in uscita va verso 3 e verso 4, sì. Va verso 3 con peso 5 e va verso 4 con peso 1. Quindi, se fotografassimo la matrice a questo punto e ci dicessero qual è il cammino minimo da 2 a 4, dico lo so, a peso 1. E poi da qualche nell'altra matrice mi sarò scritto che il precessore di 4 è 2. Poi vado avanti, perché questo è chiaramente solo la parte iniziale, e poi qui parto con rilassamento. Allora, le righe 13 e 14 le conosciamo, l'istruzione di rilassamento. Sarà 12, 13, 14 la nuova lunghezza, quindi la lunghezza precedente più l'ultimo tratto è minore della lunghezza che conoscevo finora. Se sì, la vado a sostituire. Questo si complica un pochino perché lo devo fare non solo per ogni coppia di vertici, quindi per ogni arco del grafo, ma per ogni arco del grafo partendo da ogni possibile sorgente. Qua ci sono tre loop annidati uno dentro l'altro, T, U, V, dove U è il vertice di partenza, vedete U, V è il vertice d'arrivo e T è un nodo intermedio, di cui mi sto chiedendo, conviene passare da T? Qui mi sto chiedendo, per arrivare da U a V, è una strada più corta passare da U a T e poi da T a V? Se sì, cambio idea. Ok? Quindi il ciclo U e V, ma U e V considerano la partenza e l'arrivo e T considera il nodo intermedio presso cui si può snodare il cammino. Provo tutte le combinazioni, quindi un triplo loop annidato, quindi ci immaginiamo già una complessità V al cubo, e alla fine ho tutto rilassato, perché le ho provate tutte le possibili combinazioni. Non esiste combinazione che rilassabile che io non abbia provato. Quindi, se vogliamo vedere qualche flash dei passaggi attraverso cui passa questo algoritmo, lui lavora per t successivi, no? Quindi prima considero t uguale a 0, poi considero t uguale a 1, poi t uguale a 2, poi t uguale a 3 e così via, e t ricordiamoci che è il vertice intermedio. Allora lui dice t uguale 0, vedo se allora cosa fa il passo t uguale 0? Va a trovare tutte le coppie UV in cui passare da t sia più conveniente. Quindi passare da t
Allora, questo è il risultato, vedete questa casella in 10, dove c'è un 10 in nero. Cosa c'era prima in questa casella? C'era infinito. Allora, l'algoritmo cosa ha scoperto? Che prima, per andare da 3 a 1, non sapeva come fare. Poi, con t uguale a 0, ha scoperto che poteva passare da 3 a 0, con peso 8, e da 0 a 1, con peso 2. E quindi ha scoperto che c'era una strada migliore di infinito per passare da 3 a 1. Quindi io mi chiedo, ad esempio qui c'è un 5, io so che per passare da 2 a 3 ho peso 5. La domanda che mi faccio con t uguale a 0 è: conviene invece passare da 2 a 0 e poi da 0 a 3? Perché il mio pivot in certo senso è il punto t uguale a 0. E quindi vado a vedere, da 2 a 0 non so come arrivare, da 0 a 3 non so come arrivare, quindi di sicuro non è meglio di 5, del 5 che avevo. Quindi per ogni casella mi faccio questa domanda. Anziché arrivarci col cammino che conoscevo, conviene passare da 0? In questo caso è un infinito, per andare da 3 a 4, da 3 a 4 avevo infinito, vero? Sì. Per andare da 3 a 4 avevo infinito, facendo 3, 0 e poi 0, 4, avrò 8 più 4, 12 e ho trovato una strada nuova. Questo è lo snodo passando da 0. Poi provo a snodare passando da 1. E quindi aggiungo, dico, ma allora, per tutte le caselle possibili e immaginabili, mi chiedo, io da 3 a 1, faccio questo esempio, ci sapevo arrivare con peso 10. Eh no, scusa, 1 è già il mio t, e mi confonde. Diciamo da 3 a 0. Da 3 a 0 ci so arrivare con peso 8. Vediamo se conviene snodare da 1. Quanto mi costa andare da 3 a 1 e poi da 1 a 0? E vediamo, da 3 a 1 costerebbe 10, da 1 a 0 costerebbe infinito, non è di sicuro meglio dell'8 che avevo, quindi l'8 rimane. E qui anche ho sostituito due valori che nella versione precedente erano infinito, questo 5 e questo 13. E poi vado avanti così, faccio lo snodo in 2 e vado a riempire queste tre caselle, faccio lo snodo in 3, in questo caso anche qua riempio solo caselle che prima erano infinito. E lo ripeto così, poi lo faccio in 4 e ho finito. In realtà in questo grafo semplice al passo t uguale a 4 non succede nulla, quindi la matrice dopo t uguale a 4 è uguale a quella dopo t uguale a 3. Quindi anche qua l'idea è sempre l'algoritmo di rilassamento ripetuto tante volte alla nausea finché basta. La complessità è banale, via al cubo. Non ci sono if qua dentro, cioè tranne quello del rilassamento. Non ci sono, come nell'algoritmo di Dijkstra, prosegui finché trovi qualcosa, finché non trovi il minimo della coda, eccetera. Lui lavora alla cieca, prova tutte le terne possibili, nell'ordine giusto. E quindi, dopo che ha fatto tutto questo lavorone, ha questa matrice, più la matrice parallela dei predecessori, che qua non è rappresentata sotto forma di matrice, ma se guardate il grafo, gli archi in grassetto rappresentano il grafo dei predecessori, in questa figurina qua, quindi predecessori 3 e 4, predecessore 4 e 2 e così via. In realtà non si riesce a visualizzare semplicemente come grafo perché il predecessore dipende dal vertice di partenza. Vedete che il predecessore di 3 può essere sia 4 che 2, a seconda della sorgente, so che non si riesce a disegnare tutta questa informazione. Anche lì è di forma matriciale. Quindi abbiamo una matrice parallela a questa che contiene i predecessori. Avendo questo, è facile, dopo aver fatto il calcolo, andiamo un po' a vedere l'argomento di Floyd come è stato implementato, la F è prima della G, trova tutti i cammini minimi, tutti gli n quadro, cammini minimo in tempo n cubo, dove è il numero di vertici, e poi li può interrogare.
quindi i risultati sono memorizzati e quindi lo puoi chiamare più volte allo stesso, con lo stesso costo computazionale, perché ormai hai già calcolato tutto. Quindi quando io creo un costruttore in cui gli passo semplicemente il grafo, e poi lui è un metodo getShortestPath, e gli passo nel metodo getShortestPath il vertice di partenza e il vertice d'arrivo. Lui semplicemente va a consultarsi le sue due matrici e mi costruisce il cammino in quel momento. Se invece mi servisse l'elenco dei vertici, chi ha implementato questa classe è stato più gentile, ha già il metodo getShortestPath as vertex list, come lista di vertici, non come graph path, quindi mi evita quel lavoro che facevo prima. Un cammino minimo. Poi potrei anche farmi dare tutti i cammini minimi partendo da un certo vertice, oppure tutti i cammini minimi tutti gli n quadro. Quindi in questo caso, in questi due casi, sono delle liste di cammini, sono liste di liste, no? Ovviamente, se mi servono tutti, poi me li posso interrogare un po' per volta, se no li vado a estrarre uno alla volta solamente quelli che mi servono. Se volessimo usare questo nella nostra implementazione, cambierebbe molto poco. Provo a commentare questo. Semplicemente userei l'algoritmo di Floyd, sempre sul mio grafo. Floyd uguale new, questa roba lì, sul grafo, e poi dovrei chiamare il metodo Floyd.get shortest path tra la parola P1 e la parola P2. Anzi, me lo faccio già ritornare as vertex list. Giusto, si chiamava così. Sì. Oh, maledetto. Floyd wash shortest path. E non lo implementa, vabbè. La documentazione è diversa dal codice. Quindi vabbè, ma noi sappiamo già come fare. Graphs.getPath path vertex list di questo. Singolare. Ok, quindi semplicemente usando la classe Floyd Wash anziché Dijkstra, se tutto va bene, otteniamo lo stesso risultato. Cosa c'è che non ci piace il proiettore? Quindi lo rilancio così, sempre quattro lettere, facciamola facile. Casa, orto. Qui stiamo apprezzando la differenza tra un codice che è lineare nel numero di vertici e un codice che è cubico nel numero di vertici. 3000 e 3000 al cubo sono due numeri sostanzialmente diversi. Quindi se devo fare poche ricerche di cammini è meglio l'algoritmo più semplice. Se
Se so che invece devo fare moltissime ricerche, vabbè, allora sono disposto ad aspettare il tempo che Flow Workshop calcoli tutto. Noi siamo fortunati perché mentre lui calcola possiamo fare l'intervallo, perché il momento è quello buono. Poi dopo vediamo qual è il cammino che riesce a calcolare.